un po'. Oggi invece parliamo di un progetto che personalmente mi piace molto e mi ha appassionato molto quando ho sentito la comunicazione orale al congresso dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, e quindi è per questo che abbiamo deciso di chiedere alle nostre ospiti la disponibilità per questa intervista, così che possano raccontarlo loro stesse, no? È sempre più bello avere direttamente la storia da chi l'ha inventato, da chi l'ha ideato. Se mi danno il via dalla regia, incomincio con la presentazione delle ospiti e le domande, oppure aspettiamo Vai. Un po'. Ok, vado. Brevemente introduco le ospiti. Abbiamo Sara Pascendini, geriatra, direttrice del Centro Alzheimer di Gazzaniga, Patrizia Nicoli, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale e si occupa di persone con demenze e dei loro familiari. Lucia Cecio, storica del latte, responsabile dei servizi educativi della Fondazione Accademia Carrara, e Clara Luiselli, artista visuale ed educatrice museale, che è una figura un po' nuova almeno per quanto mi riguarda, quindi avremo anche modo di imparare a capire un po' in seguito di cosa si tratta. Scrivono che non si sente. Gli altri mi sentite? Ok. Allora, nel frattempo che dalla regia provano a risolvere questo problema, io continuo a parlare. Quindi, quattro ospiti, due realtà che in qualche modo collaborano tra di loro: l'Accademia Carrara da una parte e il Centro di Eccellenza Alzheimer dall'altra. Iniziamo con la prima domanda, cioè di cosa si occupano queste due realtà, che interventi propongono, come agiscono sul territorio e come interagiscono con le famiglie che invece convivono con la demenza. Chi inizia? Parto io, grazie innanzitutto dell'invito e grazie della presentazione. Io sono Sara Fascendini, geriatra e dirigo questo centro che è un vero e proprio reparto di riabilitazione dedicato alla cura delle persone con demenza e delle loro famiglie. L'idea è di portare avanti una presa in carico a tutto tondo delle persone affette da demenza fin dalle prime fasi di malattia e seguirle poi lungo il decorso di malattia, sia con interventi di tipo ambulatoriale, sia con un intervento un pochettino insolito, poiché è poco diffuso sul nostro territorio nazionale, che è quello di un vero e proprio reparto di riabilitazione specialistica dedicato al ricovero temporaneo e riabilitativo di persone con demenza che attraversano una fase di scompenso comportamentale. E quindi a tutte quelle situazioni di persone che vanno incontro a delle crisi comportamentali che non sono gestibili al domicilio per un periodo di tempo. In questi casi le persone possono essere accolte all'interno del nostro reparto, dove portiamo avanti un approccio multimodale al problema, multiprofessionale e multimodale, utilizzando, oltre a delle caute e il più possibile limitate terapie non farmacologiche, soprattutto approcci di natura non farmacologica, con l'intento di cercare di riequilibrare le situazioni di scompenso e consentire il rientro delle persone a casa propria. Vi dicevo che questo è un reparto un pochino unico nel suo genere perché a nostra conoscenza ne esistono pochissimi sul territorio nazionale, tant'è che proprio recentemente, negli ultimi anni, abbiamo portato avanti, scusate, datemi un attimo, ok.
progetto finanziato dalla Comunità Europea proprio per validare il modello di terapia che si utilizza all'interno di centri come il nostro. Proprio nell'ambito di questi approcci non farmacologici che hanno come fondamento la conoscenza approfondita della persona che ci troviamo di fronte e la creazione di relazioni il più possibile significative tra gli operatori, tra i familiari e le persone con demenza, proprio perché crediamo che sia attraverso le relazioni significative che si costruiscano poi le cure efficaci, dicevo proprio grazie a questo tipo di approccio che noi portiamo avanti, abbiamo incontrato l'Accademia Carrara, con la quale abbiamo strutturato un progetto che è una vera e propria terapia non farmacologica per le persone con demenza che risiedono all'interno del nostro centro. Questo progetto è stato ideato e portato avanti già a partire dal 2019, si è sviluppato nonostante la pandemia e nonostante gli anni difficili che abbiamo vissuto e ha condotto poi ad uno sviluppo ulteriore del progetto che è quello di cui parleremo stasera, che invece è un progetto dedicato ai caregiver. Quindi, per riassumere quello che facciamo noi, siamo un reparto di riabilitazione dedicato alla cura delle persone con demenza e disturbi comportamentali. Grazie mille. E invece per l'Accademia Carrara ci spiega Lucia Ceso? Grazie. Io lo sento pianissimo, non so se sono solo io. Io Lucia non ti sento proprio. Non lo so. Sento bene. Niente, zero. So. Eccoci, forse adesso si riprova. Meglio. Bene, spero che rimanga così allora. Dicevo che io aggiungerò un altro pezzettino a quello che diceva Sara Fascendini, però prima ringrazio tantissimo per questo invito, che è l'opportunità di parlare di un progetto che ci sta molto a cuore, che è nato diverso tempo fa, ma che ancora riesce ad esprimere il suo potenziale e anche la sua potenza, poi vi racconteremo nel dettaglio perché. È necessario fare appunto una doppia presentazione perché, come avrete capito, Custodire Memorie ha due anime, una, diciamo così, presso il centro Alzheimer di Gazzaniga e un'altra presso l'Accademia Carrara di Bergamo. Io parlo appunto per questa istituzione, che è un museo di arte antica e moderna, che si trova a Bergamo, è uno delle istituzioni più antiche della città e uno dei musei appunto più importanti della città. Perché un museo all'interno di questo progetto? Potrebbe essere una delle domande ed è quella che in qualche modo si anticipava in apertura, no? Sulla figura dell'educatore museale. La mia risposta è questa. Il museo nel quale crediamo è un museo che oggi non è solamente un luogo di conservazione del patrimonio, non è solo il luogo della bellezza e dei capolavori, che sono due parole che oggi si utilizzano tantissimo e che sono sicuramente molto vere, ma che possono essere accompagnate da una visione del patrimonio e dei luoghi della cultura ben più ampia, che è proprio quella nella quale crediamo, cioè il museo come luogo delle relazioni, per ricollegarmi ad una parola chiave che già Sara ha citato. Infatti, quello che noi cerchiamo di fare con i progetti che mettiamo in campo è proprio di intessere una relazione con i pubblici del museo. Questa per noi è un'altra parola chiave, un aspetto molto significativo perché il pubblico al quale ci rivolgiamo in realtà ha bisogno di essere declinato in vari modi. Ecco perché parliamo di pubblici. L'Accademia Carrara, nello specifico, avendo un servizio educativo interno, per chi lavora nell'ambito dei musei, questo è un inciso importante, quindi significa che ci sono delle persone all'interno del museo, come me e le mie colleghe
in Accademia Carrara che si occupano nello specifico di valorizzare il patrimonio, di mediarlo alle persone, quindi proprio di intessere queste relazioni con il territorio, appunto, e ancora una volta con le persone. È un aspetto non scontato che ci permette in Accademia Carrara di progettare anche per i cosiddetti pubblici fragili o con disabilità. Quindi, insieme a custodire memorie, per esempio, per darvi un po' una panoramica e un'idea di quelle che sono le nostre attività, noi abbiamo una proposta nello specifico dedicata alle persone che vivono per un periodo lungo o più limitato delle condizioni di fragilità. Penso per esempio ad un progetto tuttora in corso che si chiama Incontrarsi nell'arte, che è nello specifico dedicato alle persone in trattamento oncologico e anche in quel caso coinvolge anche i caregiver. Abbiamo dei percorsi appunto per le persone con disabilità. Mi viene in mente un percorso che ha diversi anni e che portiamo avanti, che è quello dedicato alle persone non vedenti, ma anche un progetto internazionale che si chiama Dancewell, magari qualcuno di voi lo conosce, che è nello specifico dedicato alle persone con Parkinson che entrano in museo per delle classi di danza. Quindi per darvi una panoramica piuttosto sintetica, che però aiuta a capire come un museo oggi si possa posizionare anche in ambiti limitrofi a quelli della cultura, che poi sono gli ambiti sociali e soprattutto del benessere, che cito per poi introdurre, diciamo così, il tema successivo della nostra chiacchierata. Grazie, un sacco di progetti, ci toccherà prenotarla per un sacco di interviste allora, perché tra l'altro guardavo anche sul sito, ci sono anche degli incontri per le famiglie o accompagnamenti durante la gravidanza, la gestazione, sembra pure molto interessante, anche se un po' lontano dai nostri argomenti, però Dancewell è un progetto che personalmente conosco e che apprezzo molto, per cui la prenoto già qui pubblicamente per la prossima intervista. E quindi il museo da una parte, il centro di eccellenza dall'altra, e si parla un po' anche di welfare culturale. Come però vi siete incontrati? Cioè, da dove è nata questa idea? Come è nata questa collaborazione? Riparto io per poi dare la parola a Sara se vorrà aggiungere qualcosa. E parto così. Come spesso succede, le cose belle, significative, succedono anche per caso. E infatti custodire memorie nasce un po' per caso, ovviamente non una casualità assoluta, è stato ovviamente sempre un motivo di lavoro legato proprio a questo intessere relazioni che contraddistingue il lavoro del servizio educativo in museo, che ho incontrato appunto Sara Fascendini. Diciamo che la sintonia iniziale ci ha incoraggiato a proseguire su un progetto scritto a più mani, che oggi, diciamo così, prende questa etichetta del welfare culturale, che può piacerci e non può piacerci. Sappiamo che in ambito scientifico ha una risonanza minore, in ambito culturale invece sta avendo molta presa, quindi molto spesso usiamo questa formula, che però ci teniamo a sottolineare è seguita da una progettualità molto molto attenta e che vede come dire, confrontarsi in prima persona professionalità diverse, come avete capito, e per noi questo è un po' il punto chiave del progetto. Quindi, welfare culturale per noi significa un dialogo aperto, continuo, tra ambiti profondamente diversi da loro. Infatti non si può parlare di welfare culturale senza parlare di professioni, competenze tra loro diverse. Diciamo che studiare memorie sarebbe impossibile da attivarsi
per quanto riguarda il museo, senza le competenze del Centro Alzheimer di Gazzaniga, che poi significa ovviamente tutte le varie professionalità che lo rappresentano, il geriatra, la geriatra, gli educatori, gli psicologi, credo che si possa dire lo stesso per appunto il Centro Alzheimer. È difficile mettere in campo un progetto che ha come punto focale l'opera d'arte e l'utilizzo delle immagini senza dialogare in questo caso con il museo e le sue competenze. E quelle che sono le competenze del museo, le accennavo prima, quindi quelle storico-artistiche, quindi la conoscenza del patrimonio, ma anche quelle educative, che ricadono proprio nella figura del responsabile dei servizi educativi e anche dell'educatore e del mediatore museale, delle quali poi vi parlerà Clara Luiselli, che è appunto una nostra educatrice museale. Quindi diciamo che questo rapporto, questo dialogo nato da una casualità e proseguito, diciamo, felicemente, perché è stato un bellissimo lavoro di progettazione condivisa, ci ha portato fin qua. Questo è quello che posso dire io. Sì, lasciatemi aggiungere proprio velocemente che mi trovo perfettamente d'accordo con Lucia quando dice che a volte la casualità è poi portatrice di cose belle. C'è anche da dire che quando semi belli vengono gettati in terra buona, facile che nascano belle piante. E quindi subito noi ci siamo trovate, noi da parte nostra come Centro Alzheimer partiamo già con una predisposizione al dialogo, all'apertura, alla curiosità verso ciò che è altro dal sistema puramente sanitario, perché siamo assolutamente consapevoli che la cura delle persone con demenza debba passare attraverso questi tanti linguaggi, per cui condividere con gli operatori del museo le nostre conoscenze e assorbire da loro le loro è stato per noi veramente un processo ricco di apprendimento, ricco di emozioni, che poi si sono tradotte nel progetto, che è cresciuto piano piano, davvero come una piantina, è cresciuto piano piano. Io sono convinta che crescerà ancora. Una puntualizzazione soltanto: il custodire memorie proprio al suo esordio è stato fondamentalmente un progetto di formazione da entrambe le parti, quindi i nostri operatori con gli operatori del Centro Alzheimer si sono messi insieme hanno condiviso conoscenze, insieme hanno elaborato proposte. Quindi tutto ciò che è venuto dopo, le procedure, i protocolli, le attività pratiche, si fondano sulla formazione continua data dall'incontro di queste due realtà. Grazie, quindi abbiamo parlato un po', abbiamo detto il nome del progetto, adesso siamo curiosi di sapere quali sono un po' le foglie che compongono questa piantina, visto che di piantine e di semi abbiamo parlato, come siamo un po' curiosi di capire come si struttura il progetto, a chi è rivolto, quali sono anche gli obiettivi. Abbiamo parlato di una prima parte nata prima del Covid, quindi 2019, e poi che si è evoluta man mano, quindi siamo un po' curiosi di capire la struttura che c'è, che lo supporta, ecco. Buonasera a tutti, mi chiamo Patrizia Nicoli, sono psicologa, psicoterapeuta. Vi ringrazio tantissimo per questo invito e sono davvero molto contenta di potervi parlare di questo progetto in cui davvero crediamo molto. Vi parlo della parte dedicata ai caregiver, quindi questo progetto nasce con la volontà di dare spazio e di dare voce alle persone che si prendono cura dei malati, dei nostri pazienti.
Quindi di fatto vuole aiutare nel processo innanzitutto di consapevolizzazione rispetto alla malattia, vuole aiutare proprio a dar voce e a legittimare quelli che sono i vissuti che spesso i familiari caregiver si trovano a provare e anche a dover affrontare nel corso dell'esperienza, no? con la malattia. Sicuramente si crea uno spazio di condivisione, di dialogo, anche grazie alla presenza dell'educatrice museale, quindi della collega Clara Luiselli, che ci aiuta ulteriormente quindi a scoprire questi vissuti attraverso l'opera d'arte, e in modo particolare si destruttura quella che è la solitudine del caregiver, intesa proprio come isolamento. Quindi all'interno di questo spazio di condivisione l'idea è proprio di confrontare quelle che sono le esperienze che ogni persona prova ed affronta, che sono sicuramente molto uniche e che però sono molto spesso accomunate da dei vissuti di fatica e di difficoltà che chiaramente nascono proprio dall'avere a che fare con la malattia. Chiaramente all'interno del progetto sono previsti 5 incontri, ciascuno dei quali è caratterizzato da un paio di ore. Ogni incontro è stato pensato attraverso una tematica in particolare che nasce proprio dal dialogo con i caregiver stessi. Però è un progetto molto flessibile, un progetto che si co-costruisce insieme ai familiari, quindi noi partiamo sempre dal come stanno, dai loro bisogni e dalle loro necessità, quindi cerchiamo davvero di restituire pienezza a questa domanda e di favorire un processo che noi chiamiamo del situarsi del caregiver, quindi una sorta di bussola emotiva che lo aiuti a capire dov'è, dove si trova, che cosa sta affrontando, e a legittimare proprio, come dicevo, quelli che sono i vissuti che chiaramente nascono rispetto alla malattia. Quindi credo che sia un vero e proprio processo terapeutico con l'ausilio dell'opera d'arte che c'è in supporto. Un processo che avviene in un assetto gruppale, anche se ho ben capito. Sì, assolutamente. La dimensione del confronto, della condivisione, del non essere soli, che... Esatto. Di fatto sono delle sedute di 2 ore che vengono dedicate a un gruppo ristretto di caregiver proprio per dare voce a ognuno di loro e quindi per permettere a ciascuno di confrontarsi e di dialogare sulla propria situazione. Quindi un gruppetto di 7-8 persone. Sono tutti familiari? Sono tutti familiari, esatto, sono persone che... Tra coniugi, figli, non c'è... Esatto, sì, sono persone che si occupano, che si prendono cura dei pazienti, sì, delle persone con demenza. Grazie. Prima parlavamo di una fase pre-progettuale, di una fase formativa e abbiamo parlato anche di diverse figure professionali, tra cui questa figura dell'educatore museale, a me sconosciuta prima di conoscere Custodire Memorie, anche in sala, quindi adesso Clara Luiselli, per favore, ci spieghi un po' chi è l'educatore museale e qual è il ruolo anche sia in generale ma anche all'interno di questo progetto. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. E dunque, la figura dell'educatore museale sostanzialmente è una figura che si occupa, diciamo così, di mediazione. E di fatto è una figura che si trova tra il pubblico e l'opera d'arte, quindi è una figura che cerca di creare una relazione, un dialogo tra quello che è la dimensione del museo e tutto quanto sta attorno al museo, quindi non semplicemente l'opera d'arte, ma la relazione con gli spazi, con delle tematiche che di volta in volta vengono sollevate, e sostanzialmente è una figura che si occupa di incontrare anche
pubblici molto differenti e dunque in particolare in questo caso, ma anche in altre occasioni, il nostro lavoro è quello di innanzitutto capire con chi si entra in dialogo e sostanzialmente trovare una giusta strada per avvicinare i pubblici al mondo dell'arte. Molto spesso ci sono persone che si sentono un po', come dire, non all'altezza oppure si sentono di non essere adatte per il luogo museo. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di appunto permettere invece questa opportunità di fruizione sensibile ma anche rilassata all'interno di quello che è il museo appunto. E in particolare all'interno di questo progetto il ruolo che io ho, che noi abbiamo, è proprio quello di permettere a queste persone di entrare, di sentirsi a casa. Ecco, l'idea è quella anche proprio di trovare un luogo, un ambiente familiare, un ambiente accogliente e un ambiente che ovviamente ospita bellezza, un ambiente all'interno del quale è piacevole stare, è piacevole sostare e è piacevole anche tornare in un tempo successivo a quello dei nostri incontri. Quindi è un po' un'opportunità anche di conoscere l'ambiente del museo in modo nuovo. Normalmente noi siamo magari ancora un po' portati a immaginare il museo come questo luogo dove bisogna per forza di cose essere già esperti, bisogna, essere in grado di conoscere le cose, essere vestiti in un certo modo, essere, insomma, avere un certo tipo di prestazione. E invece l'idea contemporanea è anche quella di permettere a pubblici molto diversi di trovare un proprio modo di incontrare l'opera d'arte, di incontrare il museo, che appunto diventa un ambiente altro rispetto a quello che abitiamo solitamente, ma un ambiente piacevole all'interno del quale soggiornare sostanzialmente. Un luogo di cura e di intervento non farmacologico a tutti gli effetti, mi sembra di capire. Direi in questo caso assolutamente sì. Per esempio, noi ci siamo resi conto nel corso di questo progetto come le persone invitate a partecipare si sono sentite gradualmente, incontro dopo incontro, più vicine a questo luogo, felici di tornare. Insomma, ecco, questa cosa è risultata abbastanza chiara, diciamo. Un luogo sempre più familiare rispetto a magari un'immagine un po' più esterna, più... rigida come può essere quella di un museo, dove appunto, come diceva bene, ci si deve andare magari vestiti in un certo modo con un approccio da critico culturale. Invece, come una seduta tipo, un incontro tipo, vi va di raccontarlo anche magari rispetto a un'esperienza, un evento specifico che è successo e che volete condividere? Magari io inizio, faccio un pezzettino, poi prosegue Patrizia Nicoli. Innanzitutto, ecco, volevo sottolineare anche l'importanza, diciamo, del setting, nel senso che normalmente quando... La seduta si sviluppa attorno ad un tema che è stato costruito da Patrizia Nicoli. Sono, insomma, come si diceva prima, 5 incontri che hanno dei temi ben definiti, ma anche molto flessibili. Insieme abbiamo individuato o individuiamo di volta in volta delle opere d'arte che possono essere, come dire, funzionali, utili per costruire questa dimensione di dialogo. E quindi lì scegliamo queste opere anche in funzione del luogo, di dove sono poste all'interno del museo, in modo tale da costruire un ambiente
confortevole, teniamo conto che il museo è aperto nel corso del nostro incontro, dunque deve essere una dimensione anche, come dire, intima in qualche modo, quindi sistemiamo le sedie attorno all'opera, siamo in questo cerchio e inizialmente è Patrizia che conduce la prima parte dell'incontro e poi lei magari approfondisce meglio quella parte, ma l'idea è di non avere delle sezioni strutturate in maniera rigida. Il nostro dialogo è molto fluido, quindi l'idea è di passarci la palla momento dopo momento in funzione di ciò che accade. Di fatto è tutto un processo in divenire, quindi abbiamo dei punti fermi, abbiamo, come dire, strutturato dei punti, dei temi, ma ovviamente tutto è pronto per essere trasformato e modulato. Patrizia, non so se tu vuoi aggiungere. Sì, hai già detto il clou della seduta, come si svolge. Sì, l'idea, come diceva Clara, è proprio quella di creare un ambiente davvero il più familiare possibile. Quello che noi cerchiamo di fare è innanzitutto di portare il caregiver in uno spazio dove si sente al sicuro, quindi è chiaro che sono state pensate alcune tematiche specifiche, quindi ci sono 5 tematiche nate proprio, come dicevo inizialmente, dal dialogo, dall'incontro con il caregiver con i caregiver nel corso di questi anni, però è un progetto che cambia proprio a seconda dei bisogni delle persone con cui noi abbiamo questo dialogo terapeutico. Quindi può essere che la tematica che abbiamo pensato per quell'incontro venga affrontata, o comunque può essere che invece sulla base di quello che è stato maneggiato, per così dire, nella seduta precedente, non so, emergano dei nuovi contenuti, emergano delle nuove questioni, le riprendiamo nella seduta seguente. Quindi è davvero un progetto che si adatta sulla persona, sui bisogni e sulle necessità. Quindi di fatto sì, per esempio noi abbiamo il secondo incontro di questo nuovo ciclo che è iniziato 3 settimane fa, questo mercoledì, essendo che il secondo incontro era pensato rispetto ad una tematica in particolare che può essere legata alla fatica piuttosto che al dolore dei caregiver, alla loro sofferenza, però nella sessione precedente sono nate altre esigenze, quindi insieme a Clara abbiamo ridefinito per l'appunto la sessione stessa e quindi si procederà in quella direzione, quindi nell'affrontare la tematica che in quel gruppo è emersa e che preme a quei caregiver. Quindi vedete bene che è davvero costruito con e sulle persone. L'opera d'arte fa un po' da mediatore, da veicolo per le emozioni, i vissuti, le esperienze, però vi adattate man mano in base alle esigenze del singolo e del gruppo. C'è una mano alzata, signor Sergio, quindi presumo ci sia una domanda. No, più che una domanda è conservare la memoria. E quello che ha detto Clara mi ha fatto venire in mente 1982, ero a Firenze, 6 mesi, tutto un anno scolastico, a fare un corso di aggiornamento e ci avevano presentato un professore di storia dell'arte di Firenze, il quale una volta alla settimana ci accompagnava agli Uffizi e nei 7 mesi che sono rimasto lì siamo riusciti a vedere la prima sala degli Uffizi. Perché faceva un quadro per ogni sera. E io da lì ho capito, io posso anche andare agli Uffizi, faccio un giro, posso dire mi piacciono, non mi piacciono, sono belli, non sono belli, ma tutto quello che c'è dietro, se noi a 40 fischi anni fa non avessimo avuto questa persona, non avremmo capito niente. Ecco perché è importante che tutti i musei dovrebbero avere figure come quelle di Clara, indipendentemente dal progetto che ci stia dietro.
perché se no uno entra così, che fa? Era solo questo. Grazie. Grazie a lei. Clara, non so se vuole rispondere, commentare. Sì, beh, effettivamente io penso anche che la nostra figura può essere una figura che può aiutare le persone anche a concedersi invece di fare quella passeggiata anche per conto proprio, cioè trovare anche una confidenza. Poi è vero che può essere utile il ruolo di chi accompagna media, ma anche così aprire la possibilità del, come dire, essere parte di un luogo, e anche la bellezza del pensare che ogni volta che si entra in nello stesso museo si incontra sempre qualcosa di nuovo, anche in funzione delle proprie esigenze personali, un po' quello che accade all'interno di questo progetto. Prima Patrizia diceva che per questo secondo incontro che faremo abbiamo deciso di cambiare appunto il punto d'osservazione, e quindi abbiamo individuato una nuova opera e abbiamo discusso un po' prima di sceglierla. E quindi anche per me, che conosco il patrimonio, diventa sempre un'opportunità di incontrare l'opera d'arte, che in questo caso secondo me diventa come un terzo soggetto che è al nostro fianco e ci sostiene molto, perché ci sono alcuni momenti all'interno dei nostri incontri che sono anche dei momenti ovviamente di silenzi e di attese e di ascolto, e poter, a mio avviso, essere all'interno di un luogo come questo, in silenzio e in attesa, ma avere di fronte quell'opera, può essere, come dire, un bel luogo, cioè, d'appoggio. Possiamo attendere insieme, come dire, riposarci, ma nello stesso tempo osservare. Ecco, basta. Grazie. Quindi accessibilità, inclusione, benessere appartengono un po' alle parole chiave del progetto, le linee guida del progetto, ma in generale l'arte come può migliorare la qualità di vita delle famiglie che convivono con la demenza, e come permette di lavorare, agire su questi aspetti di inclusione, di benessere, di educazione alla bellezza anche in qualche modo. Parto prima io, poi lascio la parola invece a Lucia che vi dirà cose sicuramente più tecniche, più legate al mondo dell'arte. Io cito invece un tema al quale sono particolarmente affezionata, che è il tema delle comunità amiche delle persone con demenza, comunità inclusive, accoglienti, supportive, in grado di far capire alle persone innanzitutto che vivere con la demenza è possibile, e poi darci una mano nella lotta allo stigma. Ecco, secondo me questo progetto è molto in sintonia con questo tipo di idea. Quindi il museo, le opere d'arte diventano un luogo bello, un luogo accogliente e allo stesso tempo protetto. Quindi un luogo che fa parte della comunità, fa parte della città, fa parte del contesto sociale, ma è in qualche modo protetto da ciò che può disturbare fuori, un luogo che spesso è silenzioso, nel quale si parla a bassa voce, nel quale tutti noi siamo portati a entrare in punta di piedi anche per rispetto nei confronti dell'opera d'arte. Quindi, dal mio punto di vista, un buon modo per iniziare a entrare nella comunità per le persone con demenza e per le loro famiglie, sentendosi protetti più che in altri luoghi invece magari più caotici, più difficili da capire e da sopportare. E quindi sicuramente, ecco, io ho fatto un accenno alle persone con demenza, quindi oggi vi abbiamo dato tutta una serie di spunti, forse non vi abbiamo raccontato il progetto nelle sue varie fasi in maniera sistematica e ordinata. Ve lo dirò proprio con poche parole. Il progetto nasce attorno all'opera d'arte, e quindi
pensando all'opera d'arte come strumento di cura e di relazione. Nasce per le persone con demenza ricoverate all'interno del nostro reparto e si sviluppa con una come una vera e propria terapia non farmacologica, vi dicevo prima. Quindi nei primi anni di implementazione del progetto noi abbiamo creato all'interno del reparto una stanza dell'arte in cui è riprodotta una sorta di sala del museo con delle riproduzioni delle opere d'arte di varie dimensioni, una stanza che potrei definire quasi immersiva, nella quale la persona con demenza assieme all'operatore, che può essere o il terapista occupazionale o l'educatore, entra e costruisce un qualcosa attorno alle varie opere d'arte, un qualcosa che alla fine è una relazione che può rievocare sentimenti, rievocare emozioni, rievocare episodi della vita. Da qui, quindi dal reparto, il progetto si è spostato in museo ed ha due declinazioni. La prima, che è quella di cui vi abbiamo parlato oggi, è dedicata ai caregiver che fanno dei gruppi che ruotano attorno all'opera d'arte e che sono condotti appunto dalla psicologa e dall'educatrice museale. È recentissimo all'interno del progetto Bergamo, di uno dei progetti di Bergamo Brescia, capitale della cultura, anche lo sviluppo sempre in museo di una linea progettuale dedicata invece alle persone con demenza e ai caregiver assieme. Quindi stasera capite che il progetto è estremamente complesso e multiforme, per quello che lo paragonavo a una pianta che sta crescendo. Stasera ci siamo focalizzati sull'aspetto dedicato ai caregiver. Ma forse Lucia saprà dirvi meglio di me in cosa intendiamo quando parliamo di arte che cura e di benessere che deriva dall'arte. A mio avviso la risposta, la vera risposta l'ha data il signor Sergio a questa domanda, perché a mio avviso custodire memorie parla ovviamente alle persone con demenza e ai caregiver, ma parla a tutte le persone, perché quello che tenta di fare è cambiare un po' il paradigma, cioè le regole del gioco. Cioè il museo può essere un luogo, come diceva anche Clara, accogliente, in cui sentirmi a casa, in cui sentirmi me stesso. Non importa il vestito che indosso, non importa il percorso che ho fatto nella mia vita, non importa quello che sento e che provo in questo momento e che potrebbe cambiare già domani. Questo significa cambiare proprio la visione del museo e farne un luogo che entra delicatamente, ma in maniera decisa, nella vita delle persone e quindi anche delle persone con demenza e dei caregiver. Questo lo pone al servizio del benessere in generale, perché se io so di poter entrare in un luogo che è un luogo di bellezza, che è un luogo accogliente, che è un luogo familiare, che è un luogo in cui so di poter incontrare dei volti amici, delle sedie comode, il silenzio, qualcosa che mi piace, probabilmente avrò trovato un luogo che mi fa stare bene, che genera benessere. Questo ha a che fare davvero con un livello educativo e con un cambio culturale di non poco conto, che ovviamente poi va anche nella direzione di creare un luogo accogliente e di benessere, ma anche di cura per le persone che vivono in condizioni di fragilità. In tutto questo come entra l'opera d'arte? Perché la domanda era poi un po' questa, come può l'opera d'arte agevolare il benessere delle persone con demenza? Quello che abbiamo riscontrato e nel quale crediamo, perché è qualcosa di supportato anche dagli studi, non solo dalle osservazioni che noi possiamo fare nel nostro piccolo, ha la possibilità di creare dialoghi, relazioni, di incentivare, le emozioni a fluire, che è una possibilità non data alla parola. Diciamo che l'opera d'arte facilita, ecco,
noi ci troviamo davanti ad un'immagine che rende molto più facile parlare di se stessi, del proprio vissuto, delle proprie emozioni. Questo credo che poi Clara e Patrizia lo racconteranno molto meglio. È una sorta di facilitatore, l'opera d'arte stessa, al di là del lavoro che noi possiamo fare dietro le quinte o sul campo. E l'opera d'arte si trova molto spesso all'interno dei musei, che sono luoghi pubblici. Quindi, dal mio punto di vista, bisogna proprio cambiare questa visione e quindi porre l'opera d'arte all'interno della comunità, anche di quella comunità di cui parlava Sara Fascendine. Se noi accogliamo il museo nelle nostre vite, abbiamo una risorsa in più per affrontare anche quelli che sono momenti di fragilità, di dolore, di difficoltà, ma anche, no, anche il contrario, di bellezza e di gioia. Una cultura che cura, per riprendere proprio uno dei temi di Bergamo Brescia, capitale della cultura. Voi avete partecipato a un bando di appunto Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura, e avete anche vinto, perché tra l'altro il progetto incarnava bene il tema la cultura che cura, e grazie a questi finanziamenti avete potuto fare il percorso condiviso, quello di cui parlava prima Sara Fascendini, corretto? Ce lo raccontate molto, molto brevemente questa parte? Sono gli stessi caregiver dell'altro gruppo? Sono gruppi a parte? Allora, è una scelta autonoma da parte dei caregiver, quindi i caregiver possono partecipare al primo filone, quindi agli incontri per i caregiver, al secondo assieme alla persona con demenza, al loro caro, oppure ad entrambi. Quindi sono due filoni paralleli, la cui frequentazione è assolutamente libera. Quindi perché non è gratuita, proprio grazie al finanziamento ottenuto dal bando Bergamo Brescia, capitale della cultura. Quindi la parte dedicata solo ai caregiver è quella che vi raccontavano prima Clara e Patrizia e che è più storica. La parte dedicata alle coppie, caregiver e persona con demenza, è più nuova, la stiamo implementando proprio in questi giorni. Per ora abbiamo fatto un solo incontro, ne sono previsti almeno altri 4 e poi successivamente un altro ciclo. E è sostanzialmente, forse Clara può dirvelo meglio di me, un'attività di tipo laboratoriale, sempre condotta all'interno del museo, nella quale i caregiver possono condividere con le loro persone care l'esperienza di questo ambiente così diverso e insolito. Non so se Clara vuole aggiungere qualcosa di più tecnico. Sì, dunque, sicuramente nel percorso di coppia c'è una parte di incontro con l'opera d'arte, quindi l'idea è quella di trovarsi insieme, quindi, e condividere questo momento di fronte all'opera. C'è un momento di dialogo e di osservazione. Le persone che partecipano sono molto diverse, come nel caso del gruppo dei caregiver. Dunque, di volta in volta, l'educatore che si trova a condurre questa parte di attività valuta dei momenti che hanno più una forma e una natura laboratoriale. Noi abbiamo anche uno spazio dedicato per questo tipo di attività, abbiamo dei materiali, e dunque chi si trova a condurre questo tipo di attività predispone due momenti: un momento più, come dire, di osservazione, essere di fronte all'opera d'arte, incontrare il museo, potersi sedere insieme. Di fatto è
fare un'attività insieme, un'attività piacevole, essere in un luogo di nuovo bello, un luogo frequentato anche da altre persone, non sentirsi, come dire, distanti dalla collettività, dalla comunità. E poi appunto la dimensione laboratoriale può essere un momento anche un po' ludico, se vogliamo, e giocoso, sia per la persona con demenza, ma anche per il caregiver, ancora un momento di relazione profonda che si struttura anche attraverso il fare. Chiaro, grazie. E fino a questo momento che benefici avete riscontrato, che feedback avete ricevuto da parte dei partecipanti, in generale come è stata accolta l'iniziativa? Ma diciamo che da quello che per adesso abbiamo notato è sicuramente un'accoglienza positiva da parte dei caregiver, un po' come se in questo spazio potessero dare libera parola al loro sentire, un po' come se in questo luogo di comfort potessero trattare anche di contenuti scomodi per loro, quindi per ora abbiamo notato un beneficio in questa direzione, un po' come se non solo l'opera d'arte, ma proprio l'intero museo e quindi tutto il sistema li aiutasse proprio nel dare voce proprio a come si sentono e a come stanno. Per cui per adesso hanno addirittura, per esempio, se ripenso, poi Clara magari si aggiungerà nel dare i suoi riscontri, per esempio i caregiver dell'anno scorso hanno addirittura scritto una lettera dove parlavano di come hanno vissuto, no, l'intero progetto, quindi dai momenti di titubanza iniziale a una scoperta del contesto, a una scoperta proprio loro, di come stavano loro all'interno del setting, per cui di per sé abbiamo notato sicuramente un giovamento in termini proprio di confronto, ma anche nella possibilità di sperimentare in maniera diversa, toccando chiaramente delle tematiche che li riguardano da vicino. Sì, vabbè, viene da aggiungere una semplice cosa. Essendo stata coinvolta all'interno di questo progetto che effettivamente è molto sperimentale, e devo dire che mi ha colpito moltissimo, come dire, la libertà delle persone che hanno partecipato e stanno partecipando nel offrire parti molto profonde di sé. Dunque, per forza di cose, questo è un ambiente che sentono vicino, altrimenti diventerebbe complicato e difficile, perché teniamo conto che mentre avviene il nostro percorso ci sono dei visitatori che attraversano le sale, e per esempio io mi ponevo questa domanda: chissà se si sentiranno comunque tranquilli o liberi, e sembra che questa cosa non li disturbi. Quindi quando entriamo all'interno di questo momento dell'incontro si crea davvero un tessuto, come dire, una connessione forte, e credo che l'opera d'arte che è di fronte a noi diventa qualcosa che ci tiene uniti, e questo mi ha colpita profondamente, perché effettivamente non è così semplice. E ancora una volta, ogni volta che finiamo l'incontro penso sempre: caspita, sono grata a queste persone, perché sono davvero anche molto generose nel offrire e nel raccontare. Ovviamente c'è sempre tantissimo materiale, per questo il nostro incontro di volta in volta si deve per forza di cose trasformare, quindi penso che funzioni, ecco. Se posso aggiungere un'ultimissima cosa, come avrete capito questo è un progetto estremamente multiforme e in progress, quindi ogni giorno si arricchisce di nuove idee, di nuove esperienze. È di questi ultimi giorni la decisione nostra di cercare di raccogliere dei dati un pochino più quantitativi, senza dimenticare anche i dati qualitativi.
per cui è proprio di oggi abbiamo fatto una riunione coinvolgendo una psicologa che si occupa per la nostra fondazione di progetti di ricerca e probabilmente coinvolgeremo anche l'Università di Bergamo nel cercare di misurare un pochettino l'impatto che questo tipo di attività possono avere sui nostri caregiver, perché qualcuno nel nostro ambito diceva che sì, tutto bello, ma se non lo misuri non dimostri l'efficacia, per cui piano piano ci arriviamo anche noi e la decisione è quella di cercare di dare a questo che noi crediamo, perché lo vediamo mentre cresce l'efficacia di questo progetto, anche di misurarla per poi riferire al mondo intero della sua efficacia. In modo anche da renderlo ripetibile nel mondo intero. Esattamente. In questo senso, se permettete, aggiungo una piccola cosa in termini di beneficio. Non so se si possa definire tale, però è molto pertinente rispetto a quello che dicevamo prima. Ovviamente parlo per il museo. Per esempio, in questi mesi noi abbiamo registrato una maggiore partecipazione da parte delle strutture, delle RSA in particolare, alla vita del museo. Ovviamente questo è dovuto a diciamo una contingenza relativa a custodire memorie, perché ATS Bergamo ci ha chiesto di poter replicare per le RSA la formazione custodire memorie, cioè acquisire quelle che sono le competenze, il metodo di custodire memorie, dedicando appunto un corso di formazione alle RSA del territorio, che hanno partecipato in un numero abbastanza alto. Quindi anche se alcune RSA che hanno partecipato al corso di formazione ci hanno chiesto di poter tornare in museo con i loro ospiti, ma anche le RSA che non hanno partecipato al corso di formazione ci stanno pian piano scrivendo in un numero, chiaramente non parlo di numeri altissimi, ma decisamente significativo rispetto a quello che è invece il pregresso e la vita precedente a questo progetto. E questo per noi è un obiettivo raggiunto, se pensiamo a il museo come luogo della comunità aperto a tutti e a tutte. Quindi questo sicuramente è un beneficio che ne traiamo. L'altro beneficio, sempre parlando di competenze, è, come le colleghe hanno detto, la possibilità di sperimentare, perché ovviamente progetti come Custodire Memorie hanno bisogno di entrare un po' nelle maglie, nella vita quotidiana del museo e dei professionisti, per poi potersi esprimere al meglio rispetto a le esigenze più diverse, i contesti differenti. Per cui la possibilità di sperimentare anche con l'arrivo di fondi o con l'incontro con altri professionisti, come per esempio questa intervista, sono sicuramente dei benefici dei quali possiamo usufruire tutti come professionisti e come istituzioni. Mi sembra di capire che un bel po' è stato fatto, ma ancora c'è tanto da fare, da crescere, da implementare. Bello sperimentare, questa è una parola giustissima. E ci sono un paio di domande, c'è una domanda in chat e una mano alzata. Quindi la domanda in chat è di Rita e dice: vorrei, se possibile, un esempio pratico, il riferimento all'esperienza, alla parte esperienziale o laboratoriale con la persona con demenza, credo, perché dice: la concentrazione del malato è di solito minima su spiegazioni dell'opera d'arte. Avevo visto la domanda, intervengo io, poi magari lasciamo la parola alle due tecniche se vogliono aggiungere qualcosa. Forse non ci siamo spiegati benissimo. L'opera d'arte non viene spiegata, cioè non è una lezione frontale del professionista, dello storico dell'arte nei confronti di chi partecipa. L'opera d'arte è lo strumento attraverso il quale si costruisce la relazione. Quindi, per quanto riguarda i caregiver, è più semplice perché
è l'opera d'arte stessa a suscitare emozioni, a suscitare ricordi, a far sì che il caregiver si apra con tutti coloro gli altri che partecipano. Per quanto riguarda la persona con demenza, l'attività è mediata dall'educatore o dal terapista occupazionale che attraverso l'opera d'arte costruisce la relazione, quindi suscita ricordi, suscita emozioni, chiede alla persona cosa gli ricorda quella determinata immagine, se le suscita determinate emozioni, fa degli agganci con la sua vita passata, piuttosto che dei ricordi, degli episodi. E attraverso questa relazione è un po' come avviene adesso nel dialogo operativo, nel dialogo costruttivo con la persona con demenza, attraverso il quale si entra in sintonia con la persona e si crea una relazione che alla fine cura. L'emozione, il vissuto, l'esperienza, la reminiscenza sono gli aspetti che vengono privilegiati. C'è un'altra domanda di Gabriella che aveva la precedenza e poi un'altra domanda in chat. Prego Gabriella. Sì, buonasera. Allora, intanto complimenti per questa magnifica esperienza. Ho una curiosità. Quali sono le opere d'arte nella vostra esperienza che meglio servono da, diciamo, tramite per questo lavoro poi con i caregiver o con i pazienti? Cioè, se ce ne sono alcune così che riescono a stimolare meglio l'apertura, il dialogo, eccetera. Clara, vuoi rispondere tu sulla selezione? Sì, allora per quanto riguarda le opere in museo, noi spaziamo e nel senso che faccio degli esempi proprio concreti. Abbiamo lavorato su delle opere che sono dei ritratti, quindi dei ritratti di persone anche di differenti età, e abbiamo avuto dei risultati molto interessanti anche rispetto alle alla progettazione il museo che si trova presso il centro d'eccellenza Gazzaniga. Ma cioè, il paesaggio, la natura morta, non esiste a mio avviso un'opera che funzioni meglio. Io ho partecipato anni fa a una formazione a Palazzo Strozzi e avevo partecipato a un gruppo con delle persone con Alzheimer. Eravamo di fronte a un'opera di Emilio Vedova, che è un'opera contemporanea fatta solo di informale con macchie nere e bianche, e è uscito di tutto. Cioè, quindi a mio avviso ci sono, magari se l'opera è troppo, deve essere un'opera ben visibile, diciamo così, messa anche in una posizione buona, con una buona illuminazione, ma si può costruire un dialogo interessante in moltissime direzioni. Non so se Lucia è d'accordo. No, sono d'accordissimo e riconosco che è difficile da raccontare se non si è un po' dentro le maglie del progetto e del lavoro dell'educatore museale, no? Inizialmente dicevamo che lavoro fa l'educatore museale. Fa proprio questo, cioè cerca una relazione con l'opera d'arte. E visto che siamo tutti diversi e ogni giorno siamo diversi dal giorno precedente, le immagini sono in grado di sollecitare un'interiorità che è difficile decidere a priori. Per esempio, quando abbiamo fatto la prima formazione in assoluto, quella che è alla base di custodire memorie, così come l'avevamo immaginato nel 2019, avevamo nella nostra testa una griglia abbastanza precisa di quelli che dovevano essere i soggetti da scegliere e poi da portare nella stanza dell'arte, no? Di Gazzaniga che citava la dottoressa Fascendini. In realtà poi ci siamo resi conto che messe sul campo queste opere, queste immagini, erano tutte in grado
di sollecitare i pazienti, le persone in maniera totalmente autonoma, imprevista, e quindi diciamo così che abbiamo abbandonato questa regolarità e questa nostra griglia mentale data anche dalla nostra professione, lasciandoci un po' guidare da quello che emerge dai singoli incontri, che davvero sono un po' imprevedibili, come dicevano Clara e Patrizia. Bisogna essere un po' sull'onda, non so se si potrebbe dire in questo modo. La presenza dell'educatore museale diventa fondamentale perché quando c'è bisogno riesce a trovare all'interno dell'opera degli appigli che il professionista medico-sanitario ovviamente non ha, perché ha delle competenze diverse, e che però a sua volta invece riesce a portare questa riflessione verso quella che è la propria professione, quindi un'attenzione anche alla malattia o alla condizione di caregiver. Quindi il lavoro in coppia, il lavoro in tandem, perché è davvero un lavoro in tandem, si pedala insieme, all'unisono, è fondamentale per non guardare l'opera d'arte come un documento, no? Della storia dell'arte. La vostra domanda era un po'... vado in museo e qualcuno mi fa una visita guidata, mi racconta cose sull'opera. No, non è assolutamente così. Abbandoniamo noi stessi, anche le conoscenze che abbiamo della storia dell'arte, delle opere, del nostro patrimonio, per seguire un po' lo sguardo delle persone, cercando di restituire anche quello che è l'opera d'arte talvolta, no? Perché poi i racconti che vengono da Gazzaniga possono essere... diversi, non so se Patrizia... Se posso agganciarmi a te, Lucia, credo che all'interno di questo progetto la cosa esteticamente bella e complessa, che come dicevamo è faticosa da raccontare perché fa parte di un processo, è la nostra partenza da delle domande. Noi ci facciamo sempre tantissime domande, è un lavoro che io non potrei fare senza la presenza di Clara, perché sia all'inizio che al termine di ogni noi ci interroghiamo su che cosa potrebbe essere utile all'interno di quel gruppo e per le persone che in quel momento noi stiamo tra virgolette trattando. Quindi in questo senso, sulla base dei contenuti che emergono, è come se Clara mi dicesse: guarda, mi chiama quest'opera d'arte, ma non perché io devo raccontare che cosa è successo storicamente, ma perché quell'opera d'arte può offrire quello spunto, no? È un po' come se ci mandasse un messaggio che può essere colto, una sorta di seme grezzo, no? Per cui noi lo trattiamo all'interno del gruppo col dialogo e da lì emergono delle nuove riflessioni. Quindi la differenza è assolutamente fondamentale, quindi non solo rispetto alla differenza di ruolo professionale, ma proprio perché ogni prospettiva di per sé è come se creasse una dimensione diversa. Poi mi rendo conto che è difficile da spiegare questo pezzo, però è un po' come se l'opera d'arte fosse, come diceva Clara prima, una terza persona che ci parla e noi cerchiamo di cogliere quel messaggio lì e lo maneggiamo, lo manipoliamo, ci guardiamo bene dentro, lo analizziamo, e è da lì che nasce il custodire memorie. È quella roba lì, non so se... sei arrivata, io poi mi infervoro quando ne parlo. No, beh, a me è arrivata un po' la sensazione, quello anche un po' che si prova, e anche il dover essere creativi nel lasciarsi un po' guidare dalla scelta dell'opera, che poi... questo essere creativi è anche una cosa che ci troviamo a dire spesso, a discutere spesso con i caregiver quando facciamo una consulenza, rispetto alle quali strategie adottare per i problemi comportamentali che possono insorgere. Quindi la creatività si calza, rende molto bene l'idea. E c'è un'ultima domanda, almeno credo sia l'ultima. Antonella Maggio: c'è la possibilità di partecipare alle vostre sperimentazioni anche fuori provincia? Non so. Rispondo io? Sì, Lucia, rispondi tu.
Allora, noi siamo per definizioni proprio aperti a tutte e a tutti. Quindi gli incontri che stiamo svolgendo adesso legati al progetto di Bergamo-Brescia, Capitale Italiana della Cultura, prevedono una serie di incontri. Alcuni si stanno svolgendo adesso, quindi per tutto il periodo estivo torneranno con un nuovo ciclo nei mesi autunnali, invernali. Quindi quello che noi possiamo fare, per esempio, proprio a livello pratico, è indirizzare le persone che desiderano partecipare su questi incontri autunnali. Infatti quelli che stiamo svolgendo sono già al completo, e seguire un po' il progetto Custodire Memorie, perché ovviamente noi ci aspettiamo che, al di là dei fondi che arrivano da Bergamo-Brescia, capitale della cultura, il progetto possa continuare. Altrimenti, diciamo, tutte queste belle cose che ci siamo raccontati, la sperimentazione, il cambio di paradigma, l'accoglienza rispetto ad una comunità, diventano molto difficili. Invece vogliamo proseguire su questo lavoro e diciamo diventare proprio un presidio, un servizio sul territorio con Custodire Memorie. Ve lo auguriamo anche noi e ci auguriamo anche di poter prendere spunto e potervi imitare quanto più possibile. E bene, io vi ringrazio, a meno che non ci siano altre domande, direi che possiamo anche concludere. Vi ricordo l'appuntamento del prossimo lunedì, che sarà però alle 18.30 anziché alle 17.30, e parleremo di disposizioni anticipate di trattamento. Per chi è su Zoom, alla chiusura della riunione comparirà un brevissimo questionario di gradimento che vi chiedo gentilmente di compilare. Dura proprio pochissimo, ma è molto utile per noi, per avere dei feedback. E grazie mille alle nostre ospiti e grazie per il vostro progetto e per averlo condiviso con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi davvero. Grazie mille. Buona serata. Grazie.